stato scansionato l'intero tratto di asta del fiume che va dalla foce fino al confine comunale, quindi a Cisanello, e di questo tra circa 3 settimane avremo una restituzione grafica in 3 dimensioni. L'amministrazione pisana porta a casa il primo tassello del progetto Navigabilità dell'Arno, 18 km di percorso d'acqua che collegheranno la foce con il quartiere sanitario. Oggi la notizia del completamento dei rilievi in 3 dimensioni dell'alveo del fiume, ma non soltanto. Viene anche scansionato tutta la parte dei lungarni e delle banchine, quindi avremo una vera e propria sezione da palazzo a palazzo. La sezione del fiume va dagli 80 ai 120 metri a seconda della zona, in più ci sono i lungarni e i palazzi stessi. La sezione del fiume e dei lungarni pisani potrebbe essere ricostruita grazie alle informazioni digitali e geolocalizzate. Il comune sta pensando anche alla costruzione di un modello fisico, sarebbe la prima volta nella storia. Anche perché avendo tutti i dati in formato digitale e numerico, questo è anche facilmente fattibile, ormai vengono fatti dei plastici, potrebbe venire davvero una cosa bella, soprattutto anche nella parte del centro storico. Previsto per il prossimo anno l'inizio dei lavori con opere a fiume e ovviamente il dragaggio del fondale, da terminare a fine 2023, inizio 2024. Tra i profili di estrema delicatezza c'è la movimentazione delle sabbie. C'è una valutazione di impatto ambientale. La valutazione di impatto ambientale tipicamente va proprio a vedere questa tipologia di aspetti che verranno ovviamente tutti scandagliati seguendo le normative vigenti, però con i tempi che la Presidenza del Consiglio ci ha dato, che sono fortunatamente tempi abbastanza rapidi, come lo sono stati quelli dell'erogazione del finanziamento.